Amici di Teleidea, buon pomeriggio a tutti e benvenuti allo stadio di Piancastagnaio ad assistere alla quinta giornata del campionato nazionale di Serie D, Girone D. Oggi sono una di fronte all'altro le formazioni del Castelvetro e della Pianese. Pianese oggi in maglia arancione, sempre targata Stosa sul petto, che ha di fronte la maglia bianca, completamente tenuta bianca, del Castelvetro alla sinistra dei vostri teleschermi. Aiutato e coadiuvato. Eccolo! Mella da tu per tu con il portiere immediatamente al primo minuto. Mella non ha avuto la freddezza di piazzarla nell'angolo, troppo centrale l'occasione. In ogni modo, prima occasione al primo minuto, occasionissima per Mella. Catanese al limite dell'area, trova un pallonetto a scavalcare tutta la difesa, a beccare golfo, non vi è riuscito. Bella l'azione anche questa, secondo me da segnalare, prima di un calcio d'angolo al decimo minuto. Crostino vero e proprio per tutte le difese, bello lo scambio, Petroselli la mette nel mezzo, Ferri non ci arriva e sbaglia tutto, il numero 11 Ravanelli, controtempo, non la mette in porta, la mette, la prende sotto e la butta fuori, 22esimo, occasione ancora per la formazione della Pianese. Palumbo ha messo a posto tutti. Era il numero 3 che ha fatto questa punizione, si trattava di Calanca, ha avuto la meglio di testa Capone che l'ha spedita direttamente in calcio d'angolo. Viene in avanti, bella la palla di Ferri su Golfo, siamo dentro l'area, Golfo finta un paio di volte, tenta la botta di destro, bravo Rossini a chiudergli a terra lo spazio, occasione anche questa volta per la formazione della Pianese, agli esattamente al 41esimo. Apre dall'altra parte, no, dentro profondo per Golfo che la tocca con la punta del piede, ma niente da fare anche in questa occasione, esattamente al 23esimo del primo tempo, alla prima mezza occasione per la formazione della Pianese. Catanese ancora, Catanese la mette nel mezzo dove Ferri sfiora di testa ma non colpisce, la palla termina sul fondo. Gagliardi alla caccia di Pittarello, siamo dentro l'area, la mette nel mezzo, una gran palla e una gran parata anche per Palumbo, grandissima occasione al 36esimo della secondo tempo. Il solito Petroselli anticipato netto, la palla schizza da quell'altra parte, quattro giocatori del Castelvetro nel mezzo, grandissima la parata del Palumbo, salvatore che anche oggi ha salvato un risultato come questo, con questa bellissima parata all'incrocio dei pali, grandissima l'occasione al 44esimo. Ferri prova a innestare Bianchi, Golfo apre per Maresi di destro, ma non la tocca il portiere, ci va a chiudere lo specchio, poi ritira i bracci perché ha visto che la palla era fuori, la botta era di Maresi. La partita termina al 48esimo, anzi no, 49esimo, e con le due formazioni ferme sullo 0-0, partita interessante dove non ha visto la Pianese a riuscire a trovare gli sbocchi per andare a tirare in porta, il Castelvetro molto ben messa in campo con un paio di elementi degni di rilievo, tutto sommato una bella partita, partita che termina sullo 0-0, un punto per uno, e dallo stadio di Piancastagnaio è tutto. Ai microfoni di Teleidea mister Cristian Serpini, mister del Castelvetro, che a me oggi in particolar modo mi è piaciuto molto per come è stata messa in campo e per come ha raddoppiato in continuazione le marcature, specialmente sui due lì davanti, uno come Golfo ormai conosciuto da tutti, un raddoppio di marcatura costante e poi un giocatore lì nel mezzo al campo di livello superiore. Ma sì, sono molto contento della prestazione di oggi, soprattutto del secondo tempo, perché secondo me il primo tempo, a onor del vero, la Pianese ha fatto meglio di noi,
Il secondo tempo, secondo me, invece abbiamo fatto qualcosina in più noi. E sapevamo che era una partita molto difficile su questo campo. Penso che in pochi andranno a casa con punti. E come ha detto lei, sapevamo dell'importanza dei giocatori che hanno davanti, soprattutto Golfo. Abbiamo cercato di adottare delle misure abbastanza importanti, in parte ce l'abbiamo fatta, anche se è difficile limitarlo. Anch'io ho notato quello che ha notato lei: un primo tempo un po' più difficile, un secondo tempo, quando le squadre si sono allungate, abbiamo visto un Castelvetro più intraprendente. Ma secondo il mio punto di vista, la Pianese il primo tempo ha speso tantissimo, ha corso dietro a tutto, facevamo pressing alto e insomma tra il primo e il secondo tempo ce l'eravamo un po' detti con i ragazzi che secondo me sarebbero un po' calati. Devo fare veramente ringraziare i ragazzi, soprattutto perché oggi, soprattutto nelle occasioni della Pianese, hanno comunque dimostrato per me una cosa importantissima, che è quella della personalità. Non abbiamo buttato via la palla, a volte rischiando anche qualcosa. Però fa parte di un percorso. Oggi abbiamo iniziato con 2.000 in campo e di conseguenza secondo me è più importante la prestazione del risultato. Oggi andiamo a casa anche con un punto, quindi siamo abbastanza contenti. Il mister della Pianese che oggi, a mio modesto parere, ho visto fare una partita bella a Pianese, ma più il primo tempo del secondo. Il secondo tempo, molto probabilmente perché la Pianese aveva speso moltissimo nel primo, nel raddoppio, nel pressing alto che ha fatto tutto il primo tempo. Il secondo tempo si è leggermente, non spenta no, ha sempre cercato la rete a tutti i costi, che non ha trovato il pertugio giusto. Sì, il primo tempo meglio. Però queste sono partite dove, anche quando l'abbiamo preparata, sapevamo che dovevamo avere più pazienza. Invece il secondo tempo ci è mancata questa pazienza, non abbiamo fatto circolare la palla. Abbiamo sempre cercato queste verticalizzazioni difficili, perché loro ci chiedevano tutti gli spazi con queste marcature a uomo su gran parte dei nostri giocatori. Quindi era difficile trovare verticalizzazioni centrali, bisognava aprire di più il gioco come abbiamo fatto il primo tempo. Invece ci è mancata, secondo me, la pazienza, poi anche un pochino di lucidità rispetto alle altre partite. Nel secondo tempo, quando le squadre si sono allungate, c'è stato un pressing loro sulle due punte, in particolare da Ferri e Golfo, e anche lì a centrocampo mi è sembrato che facevano delle marcature proprio a uomo. No, loro hanno marcato sempre a uomo tutta la partita, sui nostri centrocampisti, sugli attaccanti, su Simeoni, però lo sapevamo e quindi si era detto di avere pazienza, di far girare palla il più velocemente possibile, e questa cosa un po' è mancata, è inutile stare a dire è mancata, e troveremo altre partite contro squadre così che si chiudono, bisognerà avere più pazienza, perché noi siamo bravi se attacchiamo gli spazi, se giriamo palla veloce, se verticalizziamo subito, non abbiamo per adesso, non troviamo soluzioni, ecco. È vero, anche perché l'unico che può spizzare di testa lì è Ferri, il resto di testa nelle palle lunghe non c'è sostanza. No, ma poi anche fin dall'inizio abbiamo cercato di fare cose diverse che palla lunga, però oggi secondo me siamo stati poco pazienti e abbiamo mosso poco palla, lo dovevamo muovere con più pazienza, più velocemente, per cercare di muoverli un po' di più. Il primo tempo l'abbiamo fatto in alcune situazioni, secondo tempo no, perché a volte subentra questa frenesia di andare a cercare la cosa più velocemente possibile, ma non porta a buoni risultati questa cosa. In modo tutto sommato un bel punto, l'unico dispiacere è quelle tre ammonizioni. Ma è un buon punto, diciamo che è un punto. È un punto. Un buon punto no, perché poteva essere per noi una buona occasione per avere una classifica discreta, però ripartiamo da qua e cercheremo di andarli a prendere fuori casa. Già, diciamo che discreta lo è, poteva essere eccellente. Ma non lo so, io sono uno di quelli che si accontenta poco, quindi diciamo che è un punto, dobbiamo riguardare bene le cose che abbiamo sbagliato oggi per non ripeterle.